e si ricominciano le esplorazioni finalmente. 2021, primo giro dopo una primavera de merda. Quello è il campanile di Carpignano, quello è Asiago. Oggi andremo a esplorazione di Asiag. Benzina per arrivare a Asiag dopo forse anche Levico. Pronti alla partenza? Come al solito non rimane nulla di sporchizia, ai posteri non lascerò nulla. Credo questa sia la salita della Rosina, forse. I primi 3 chilometri sono duri, io ne ho fatto uno. Qua siamo al 5° chilometro, dopo i primi 3 la strada, le pendenze si fanno più fattibili e i primi 3 chilometri hanno un po' di rampe veramente dure. Invece adesso si va su tranquillamente, cioè, visto se io riesco ad andare a questa velocità vuol dire che la salita non è male. Stavo tornante, la salita è più che pedalabile, mi piace la macchina veramente. 19%, una bella rampa, bella mia, la rampa più cattiva che abbia mai visto. Comunque siamo a Conco, dovrebbe essere finita qui, non so, saranno stati 300 metri di dislivello in 20 metri, non lo so. In alcuni punti andava zig zag ovviamente e mi si alzava la ruota davanti, ma il lato non lo vedo. Una pausa a 1095 metri. Salendo, però è morbidissima questa salita, bellissima. Del resto sono 400 metri di dislivello in 15 km, credo che sia abbastanza amica. Questa è quella che si chiama sfiga. Ricordi di Vaia. Soddisfazione, ho questa pauletta, così chiediamo anche se questa è la strada giusta per Levico. Una volta arrivati a Levico abbiamo fatto acqua e adesso abbiamo trovato il facilissimo accesso alla ciclabile. Questa è la ciclabile della Valsugana del Brenta. Per stanotte siamo pronti, tenda montata, minestrina primavera è pronta, lì c'è addirittura l'acqua, questa è una piazzola della ciclabile della Valsugana, direi che siamo in paradiso.